Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in Corea. Magari c'è qualcuno che mi ha iniziato a seguire ultimamente e non sa che effettivamente io vivo in Corea del Sud, precisamente a Seoul. Ieri sono tornata, stamattina mi sono risvegliata con questa pelle super glowy per fortuna. Diciamo che la skincare in aereo aiuta sempre un sacco. Comunque, prima di farvi vedere, di dirvi di vi faccio vedere come mi ha accolto la città questa mattina, perché ieri signor fidanzato è venuto, mi ha preso dall'aeroporto, bla bla bla, ok? E stavano parlando col tassista e mi fa: guarda che domani dovrebbe nevicare, dopo che io ho fatto una capa tanta perché ha nevicato a Natale, io non c'ero, quell'altro è. Ho detto: guarda, se mo non mi devo beccare la nevicata. Sono tornata e mi sono beccata la nevicata. Ha iniziato penso da pochissimo, ma guardate già come ha un po' attecchito qua. Ci sono già tutte le macchine ricoperte un po' di bianco. Vedete, c'è un piccolo stratino qua. Contate che sono svegliata alle 6:30 stamattina. Era ancora buio, quindi io sono andata al bagno, mi sono affacciata, non è che vedevo chissà che. E infatti è iniziato da pochissimo. Prima non c'era. Sono molto contenta. Molto, molto, molto contenta. Tra l'altro, dopo devo uscire perché, ovviamente, devo andare a riprendere il mio cagnolino da Ross e le devo anche portare tutte le cose. E a proposito di tutte le cose, adesso fatemi fare colazione e poi vi faccio vedere il disastro, il casino, perché ovviamente, allora, io sono una di quelle persone che arriva stanca, morta, non mi interessa, devo disfare le valigie, quindi ho disfatto le valigie. Tra l'altro sono riuscita a incastrare quella piccola là sopra, perfetta, e l'altra media lì, cioè praticamente io ho casa invasa da valigie, ho più valigie che sentimenti praticamente. Ho fatto una lavatrice, già c'è tutto lì messo, e qui appunto c'è il disastro perché lì ci sono alcuni vestiti che devo mettere a posto, altre robe qua anche che devo sistemare. Poteva andare anche peggio, lì le cose da mangiare che poi vi faccio vedere, le cose che devo portare a Ross e lo zainetto che devo disfare. Infatti mi ero scordata che mi ero portata, vabbè, questa era cioccolata che mi ha dato Julie, mi ero portata i salamini, ma chi se l'era ricordati tutti i ciancichè. Tra l'altro il mio frigo, ho portato un po' di raviolanza, che poi se avessi saputo che alla fine avrei aggiunto anche un'altra valigia, mi sarei organizzata prima. Avevo finito di mettere tutte le cose, dovevo partire in un'ora praticamente da casa. Peso la valigia, 35 kg di valigia, quando il massimo, anche se sforate e pagate l'eccesso, è di 32, almeno con la compagnia di Korean, perché poi ho chiamato il servizio e ho detto: senti, io ho questa situazione, come possiamo fare? E quindi non valeva la pena sinceramente spendere per l'eccedenza 100 euro, quando con 120 potevi aggiungere un altro bagaglio e avere 23 kg in più. E quindi alla fine ho pagato un altro bagaglio. Le odio queste cose. Avrei detto no, non lo faccio, poi l'ho dovuto fare per appunto mettere altre robe. Ma guardate che alla fine due valigie erano 46 kg, cioè era 23, 23 comunque. Insomma, avevo un botto di cose. Alla fine sono riuscita ad aggiungere anche l'accappatoio e il cuscino. Ragazzi, mi sono portata il cuscino dall'Italia. Pazzesco. Il che sì, lo so che si può portare anche a mano il cuscino, ma non c'avevo voglia di stare su st'aereo o su cuscino. Quindi va bene così. Comunque, adesso faccio colazione e mi godo questa nevicata. Vi giuro, ho sognato questo momento per così tanto. Perché quando mi sono trasferita in questa casa, avevo questa bella finestra e tutto. Certo, il panorama non è bellissimo, ma chi se ne frega? Mi sognavo questo momento di fare colazione e di guardarmi la nevicata da fuori. Mancano da sistemare questi due beauty case, che sono quelli che mi sono portata sull'aereo, tra cui ci sono anche le mini size dei prodotti che mi sono state fondamentali. Per esempio, vi faccio vedere queste tre, che sono quelle di Yepda, che sono state le mie salvavita praticamente usate andata e ritorno. Questo qua è il mini balm, che è una delle cose mie preferite da usare per la doppia detersione insieme al The Bubble Double, che è appunto la foam. E poi, questo ormai lo conoscete a memoria, il mio tonico idratante all'acido ialuronico preferito. Questo è un toccasana in qualsiasi stagione, in qualsiasi situazione, soprattutto in aereo dove la pelle deve stare sempre bella, appunto idratata. Tra l'altro, adesso sul sito di Yepda, visto che mi chiedete sempre gli sconticini, io sono contenta di poterveli dare. Trovate il link qua sotto e vi scrivo qui il codice sconto attivo adesso, che vi dà la possibilità di avere il 30% su
tutto quanto il sito. Quindi qualsiasi cosa voi vogliate prendere la trovate lì. Yes, prima che mi scordo qua vi faccio vedere la piantina, perché ieri sono entrata e tutto nella foga, insomma, avevo cominciato a tirar fuori le robe, mi sono girata e mi sono ricordata della piantina. E ragazzi, la piantina è ancora viva, non è neanche secca e guardate com'ha sbocciato. Tra un po' questi usciranno, fiorellini viola, eh? Dai, guardate che bella. Dai, sono felice. Che vi posso dire? Poi vorrei cambiare anche il vasino, però ci penseremo più là. Adesso fatemi vedere la mia fantasy da ragazza che ha una pianta e che ancora non è morta. Per ora, perché no, non lo so, adesso io faccio corna, scongiuri, però chi lo sa. Ah, PS, ho perso una farfalla qua sull'unghia, che tra l'altro l'ho messa qua. Eccola qui. E i due pollici, ho perso i due cuori. Però appena mi arriva il pacchetto con le cose che ho ordinato da Shane, ce li riappiccico. Anche perché, guardate, mi sono presa anche i prodotti di Sara, che appunto mi ha fatto le unghiette. Sono tornata poi al negozio e ho preso il cover. Questo qua invece dovrebbe essere quello con tutti i glitterini, è bellissimo. Questo colore, che è spettacolo per sfumare tipo i French, l'ho visto usare da lei sulla Julix. Qua ho preso il top coat e anche la base. Infatti adesso voglio mettermi a posto tutte le cose delle unghie, che come vedete le ho portate tutte così nel bagaglio a mano. Oh, non mi hanno fatto storie. Pazzesco, fantastico. Ho appena passato 50 minuti al telefono con l'assistenza della banca per ricollegare l'applicazione sul telefono nuovo, perché non riuscivo più ad entrare ovviamente. Col fatto che io avevo collegato il vecchio numero, dovevo ricambiare. Quindi li ho chiamati e mi hanno aiutato, tutto facilissimo. In realtà 50 minuti, perché i primi 30 li ho aspettati in attesa. Dopodiché ho realizzato che effettivamente mi serviva il numero per il servizio in inglese, quindi ho richiamato un altro numero, ho aspettato 5 minuti, perché ovviamente chi è che c'è in attesa per il servizio clienti in inglese? Molte meno persone. E quindi ho risolto anche questo fatto. Ora, una volta collegato di nuovo l'applicazione, ora sto pagando le bollette che ho trovato nella cassettina della posta, e almeno sono in pari anche questo mese. Yeah. E ora vi faccio un attimo vedere le cose che ho portato dall'Italia. Vi giuro, esilarante. Prima di tutto ho appena finito di riorganizzare tutte le cosette delle unghie. Devo trovare un posto dove metterlo. Guardate tutte le lime, cioè ho preso il pacco, praticamente l'ho preso, l'ho caricato. Poi le decorazioni, tra l'altro mi deve arrivare l'ordine di Shane. Ho ordinato anche la lampada, la fresa, perché ovviamente non me le potevo portare perché erano troppo pesanti. Poi qui ci sono dei gel di passione unghie che erano ancora intatti, quindi li ho presi. Idem questi costruttori, gli acrygel e la soluzione per l'acrygel. Le decorazioni, guardate che belli questi flakes. Che lo sapete, io me la cavo a fare le unghiette, quindi penso di poterci riuscire, almeno risparmiamo qualcosa sulle unghie. Questi sono i colori in barattolini, tutte le varie basi e i colori, punte della fresa, pennellini, queste sono le dual, alcune lime e appunto i prodotti di Sara, e questa qui è la torcetta UV per le dual. Pensavo in realtà o di comprare una box oppure di liberare una sezione qua, però dentro una box, così tiro fuori la box e ho tutto lì. Sta nevicando tantissimo adesso, vi giuro, questa cosa mi sconvolge, perché noi non siamo abituati, almeno io vivendo a Roma, cioè non è che mi giro e vedo questo, cioè guardate qua, mai successo in tutta la mia vita. Quindi insomma, vabbè, poi dovrò capire come mettere. Tra l'altro mi sono riportata anche dei dentifrici. Voi mi chiedete, ma perché te li porti? Perché qui ci stanno, ma costano tipo il triplo, quindi sincera, me li porto e ciao. Qui ci sono tutti i miei deodoranti, perché ecco, questi ad esempio ce ne sono un pelino di meno. E qui abbiamo il resto delle cose. Mi prego, fa troppo ridere sta cosa. Cioè, che te porti la zuppa primavera, ma che te... Oh raga, però io queste le amo e qua non sono ancora riuscita, perché dove ci stanno? Queste sono le cose che devo portare al mio capo. Poi il pesto, allora stavolta ho preso quello senza aglio e questo qua che è con il pistacchio. Poi abbiamo gocciole, sia quelle dark sia quelle normali. Non ho preso il pacco grande perché so che poi ci sto male, così me le conto e fine. Mini pandorino, gallette, i tè, insomma un po' di quelle cose lì, cioccolata della Lindt, semi di chia, che sicuro ci stanno qua, però vabbè. Questa non c'è,
Finora giuro mai trovato pasta di farro, che è quella che io digerisco di più, buona. Poi caramelline, queste qua mi piacciono un sacco, queste sono le mie preferite, nonostante a me non piaccia la fragola, ma dettagli. Poi le wasa, ah, questo è patrimonio, wasa, le orecchiette, queste qua secche, le rossana, no raga, le rossana, cioè le mie caramelle preferite, le fonti pure mai viste qua, ciobarro, ho preso questo fondente, queste sono un po' di noccioline, robine del genere, poi guardate io, che favolosa, cosa ti porti dall'Italia? Il brodo granulare, perché qui ce l'hanno tipo in bustine, non mi garba molto. Lievito per dolci, non si sa mai. Le salviette di Ami, adoro. Poi qui dentro in realtà ho già inserito il sale, mi sono portato questo gigante dell'Himalaya. Concentrato di pomodoro, trovatemi. La granola, quella lì della Kellogg's. Ovviamente poi ora ci registro un TikTok perché dai, fa ridere. Volevo registrare tutto mentre era ancora nella valigia, però mi sono scorrata perché ve l'ho detto l'altro ieri, non so più che giorno era, l'altro ieri ho fatto tutto di fretta. Poi mi sono riportata la mia tazza di Busan, questa qui, che tra l'altro l'avevo comprata sulla Namsan Tower, l'ho riportata in Italia e l'ho riportata qui, come anche tutte le maschere. Le ho lasciate tantissime in tessuto, però ho detto a mia madre usatele, perché sennò si fanno, no, cattive, però sapete, no, insomma rimangono là. Quindi ne ho portate un pochino, una piccola riserva. Ho portato un po' di prodotti skincare extra, il gel per capelli, la lacca, un altro profumino, questo qua di Victoria's Secret. Ma la skincare stiamo un attimo svalvolando perché ho troppe cose. Mi sono presa anche il Foreo, guardate, mi sono portato il Foreo. Vabbè, il mio accappatoio, fantastico. Poi cos'altro ho preso? Allora, vabbè, questo è il mio libro di coreano e questo libro qua, Orgoglio e Pregiudizio, perché lo voglio troppo leggere. Infatti questo me lo metto direttamente sul comodinello. Tac. Poi mi sono portata i due CD che mi mancavano dei BTS, perché li avevo di tutti, insomma solisti, mi mancavano loro, che li avevo appunto a Roma, ho detto non li ricompro, quindi li ho portati. Poi mentre ero via mi è arrivato questo, questo l'ho ordinato proprio il giorno che stavo partendo, è la collezione dei BT21 fatti a drago, perché appunto questo è l'anno del drago, quindi l'ho messo vicino al mio sdentato peluscino, che ho portato anche questo da casa. Qui invece c'è tutto il resto delle cose, qua il make up lo devo mettere a posto e qui ci sono un po' di prodotti extra. La cosa è che ci sono ancora alcune cose che ha lasciato Jenna, che G1 deve venirsi a prendere così se le tiene lui a casa sua. E per G1 ho portato anche dei regalini, ovviamente, cioè, che sia ben chiaro, tutti i regalini a tema cibo, perché chi sono io per privarli. Allora, questi perché sono sicura non li ha mai mangiati, ok, non sono italiani, ma whatever. I Reese's al cioccolato bianco, perché lui va pazzo del cioccolato bianco e per il burro d'arachidi. E poi gli ho preso questo, il poker coffee gigante, perché dai, a chi è che non piacciono i poker coffee? Adoro. Signor fidanzato, io l'ho portato piccolo perché già gli ho portato troppa roba. Ah, poi mi sono portata questo ombrello, questo qua di Yet To Come, che avevo preso al Lotte World di Busan. Favolose noi. Ora metto a posto le mie bollette perché sono una persona molto organizzata. Mi sono comprata, anzi mi ero comprata questo super divisorio per mettere tutti i documenti, perché appunto io sono una persona molto ordinata, ma allo stesso tempo se mi perdo qualcosa vado fuori di testa, quindi sempre meglio avere questo tipo di divisori fatti così. Ho diviso tutto in bollette del gas, bollette dell'assistenza sanitaria, quelle del telefono, eccetera eccetera. Quella del gas, ve lo dico, è salita, abbiamo iniziato a usare i riscaldamenti. Questa è quella dell'elettricità e più o meno è sempre lo stesso prezzo, sì. Non so se vi ho mai detto quanto vengono le bollette qua in Corea. Secondo me un pelino di meno, perché vabbè che io sto da sola, non sto sempre a casa, eccetera. Però, tipo di elettricità, pago più o meno sempre intorno ai 15 euro al mese. Poi non ve l'ho detto, ma l'altra volta ho comprato anche queste. Sono le scarpine per la neve per Ami. Si è fatto la prima uscita nevicata senza la sua mamma. Comunque sta fioccata a morire, eh. Ci sono dei pedali grossi tanti. Guardate un po' chi è tornato. Il puzzolente di mamma. Non è vero, profuma. Si è labbizzato tantissimo, eh. Guardate, sta giocando con questo qua adesso nuovo che... Ti ha regalato questo? Nonnina, ti ha regalato questo. Tieni, lo metto qua. Così ora abbiamo altre cose da sistemare. Yuppie aie. Qua tutte le cosine di Ami. Oh niente, sto giochino ha fatto il giro del mondo. Questa era di signor Guccino.
te l'hanno lasciato. Io sono stravolta, ragazzi. Tant'è che ho ripreso il taxi anche per tornare a casa. Cioè, andare sono andata da sola, ma col cane piovicchiava. E ho detto, vabbè, prendiamo il taxi. Ciao, sono investimenti. Infatti adesso mi sa proprio mi faccio la doccia. Preparo la pappina a lui e fine. Cioè, per oggi mi do perché mi sento ancora... Jet lag life, ragazzi. Letteralmente sono le 4:31. Ami è qui che si fa la sua sninnetta. Sto mangiando un gimbap. Così per dirvi. E sto guardando Berlino. Praticamente mi sono addormentata alle 11 che mi sono messa a letto. Mi sono risvegliata che sto guardando la diretta di Sara. Certo, con più di lì, ma appunto la ragazza mi ha fatto le unghie su TikTok. Che sentivo la sua voce. Mi sono risvegliata che erano le 2:30. Poi ho detto, vabbè, che faccio, che non faccio. Non ho più tanto sonno. Io purtroppo quando mi sveglio, mi sveglio. Cioè, non c'è niente da fare. Purtroppo ho questo problemino. E quindi niente, ho detto cosa posso vedere, cosa non posso vedere. Non mi andava di continuare Gossip Girl. Quindi Berlino. Non pensavo mi piacesse così tanto. Perché a me, allora, La Casa di Carta mi è piaciuta tantissimo. Berlino era uno dei miei preferiti. Quindi la serie ero molto curiosa. Molto curiosa, mi sta piaciucchiando, devo dire. Appunto, ho detto mi vedo una puntata fine. In realtà sto continuando a guardarla. Non so ancora andare a dormire. Staremo a vedere. Comunque, questo è tutto da noi per ora. Buongiorno ragazzi, letteralmente buongiorno. Mi sto cominciando a riprendere il jet lag, ma vado a dormire tardissimo ogni giorno. Cioè, lo sapete che quando vivo qua appunto da sola vado sempre 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 a dormire tardi. Questi giorni proprio tardissimo. In più questi giorni mi sto sempre svegliando molto presto perché ho tantissime cose da fare. Il giorno esci perché devi fare quella cosa, quel documento, perché devi fare una cosa di lavoro. L'altro giorno esci con il mio fidanzato, amiche, robe. Insomma, c'è sempre qualcosa da fare. A parte questo, appunto oggi mi sono svegliata prestissimo alle 8. Ho già fatto colazione, adesso mi sto facendo la skincare. Così poi mi inizio a preparare. Anche perché io a volte, piuttosto che prendere la metro, che ok, ci metto sicuramente di meno, preferisco prendere l'autobus. È molto più comodo, ma ovviamente ci metto un po' di più, specialmente se magari devo andare un pochino lontano. E oggi devo andare verso Shinsa, che sta più o meno vicino a zona Gangnam, Apgujeong, bla bla bla. Perché devo andare a firmare un contratto di lavoro e parlare di un progetto di lavoro molto molto importante. Sarà un progetto di un anno almeno. Includerà anche voi in qualche senso, tra virgolette, anche se poi ho un altro progetto con letteralmente voi di cui vi devo parlare, ma ve ne parlerò meglio. È un progetto veramente veramente grande che coinvolge tante persone e coinvolge anche l'Italia oltre che la Corea, quindi sicuramente ci sarà possibilità di ritornare. E quindi oggi appunto dobbiamo andare a firmare il contratto per questa cosa. Sono molto contenta quando succedono queste cose perché ovviamente sono sempre esperienze lavorative che ti fanno, no, fare anche conoscenze nuove, esperienze nuove, magari cose che non ti sono mai capitate. Quindi non vedo l'ora. Adesso finisco di fare la mia skincare, dopodiché mi trucco un pochino, anche perché io devo andare un po' prima. Con le altre ci vediamo a 1 in questo posto. Io invece devo andare alle 11 perché oltre a questo progetto di gruppo devo parlare anche di un'altra cosa che vogliono fare con me. E quindi vediamo un attimo che cosa esce fuori. Detto ciò, mi do una rassettata, una sistemata qua. Ci vediamo più tardi quando sarò pronta. Sono appena stata, abbiamo firmato tutto, poi è venuta anche Ross. Molto contenta, molto soddisfatta. Sarà un progetto bello. Ho firmato anche un NDA, quindi non posso dirvele certe cose, però non vedo l'ora. Ora sono le 3, vado a prendere qualcosa da mangiare e poi torno a casa perché ci metto sempre un'oretta. Avete presente che vi ho sempre detto mai andare a fare la spesa di sabato? Ecco, esattamente. Non so perché alla fine tornando ho detto sì, vado a prendere l'insalata perché l'altra volta non c'era, scordandomi che fosse sabato oggi. Sono ancora un po' jet legata, quindi questa settimana è stata un po' così. Quindi vabbè, insomma, sono andata, mi sono incavolata come al solito perché giuro non sanno fare la spesa. Cioè, non gli mettete i carrelli in mano perché non li sanno usare. C'è il signor cagnolino. Il signor cagnolino è stato molto da solo oggi. Ecco il bambino, ecco il bambino. Sì, ora vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, prima di tutto questa box ci devo mettere le cose delle unghie che ho sul tavolino. Poi al mercatino sono andata al mio solito banchetto dei banchan e ho preso i cetrioli e la mia amata, amatissima fish cake. Eccola qua. Questi 3, 5.000 won, pazzesco. Poi da Daiso ho preso questo spray per pulire i vetri perché ho il computer tutto zozzo, non so come pulirlo. Questo mi sono fatta catturare perché mi sembra uno di quei cosi per mettere le photocard. E in effetti, come dice qua l'istruzione, vedete,
potete metterci una fotografia. E invece da Imart devo andare per l'insalata, ovviamente, figuratevi. Ho preso altra cipolla perché non è mai abbastanza. L'insalata però almeno c'è. Poi due avocado, così si fanno maturi. Poi ho preso il formaggio, questo qua, grattugie. Patatine, queste sono quelle tipo di gamberi. La carne, ragazzi, io non compro quasi mai la carne qua perché costa un botto. Stavolta stava un po' scontatina, quindi l'ho presa, guardate. Non so che carne sia, cioè questa è la cosa, però vabbè, per avere qualche proteina extra. Poi per il signor Ami è stato acquistato spazzolino, piccolo spazzolino, non potete capire quanto è carino. E il dentifricio, eccolo qua. Ami, stasera ti spazzola i dentini. Non è una cosa che di solito faccio, mi piace più dargli i bastoncini, però ogni tanto ci sta. Poi ho voluto provare questa frutta sciroppata, che non ho idea. Se non mi piace, prendo quella italiana. Poi il rossetto pochi, questi qua. Queste alghe per fare il gimbap, perché queste qua sono chiuse in bustine da 1/2, altrimenti quelle grandi ogni volta è un casino. Non sapete che cosa meravigliosa è abitare vicino a un Imart? Perché qui a Seoul ce ne sono diversi, ma quelli grandi grandi, come quello che ho io vicino a casa, credo ce ne sono meno di una decina. Quindi sono veramente fortunata. Posso arrivarci benissimo, benissimo a piedi. Posso arrivarci con gli auto, ovviamente è meglio quando ho tanta roba. Comunque, ora do la pappami, perché stamattina ovviamente con tutte le corse, le cose, col fatto che devo uscire presto, non ha fatto in tempo a fare pappina, perché poi io gliela metto, lui a volte non mangia e quindi gliela devo poi ritogliere, quindi adesso gliela rimetto. E nel mentre capisco anche cosa farmi per cena, perché credo posso fare le uova, ho anche i banciani adesso, ho il riso, ho la verza che mi sono cotta l'altro giorno. Direi pazzesco, stasera si guarda Ciao Darwin, cioè non esiste che io non faccia questo. Ieri mi sono vista anche Masterchef, sono addormentata perché io non devo farla questa cosa, mi sono messa nel letto, col tepore del lettino e tutte le cose, mi sono addormentata. Oggi è stata una giornata bella intensa, quindi me lo merito. Ebbene sì ragazzi, è ricominciato l'ennesimo rewatch delle Winx. Mi sono resa conto tra l'altro che lo inizio sempre intorno a gennaio, non si sa perché, sarà che il nuovo anno mi porta a sentirmi in dovere di doverlo riguardare. Io ogni volta poi lo guardo e attendo con ansia il momento in cui arriva Elia, pezzo del mio cuore, letteralmente fidanzato della vita. Un pelino troppo romantico anche per i miei gusti, ma comunque fidanzato della vita.